Te piace Presepio, si sposta in alta Irpinia. Anche qui tanti artisti, tanti appassionati di ciò che è un poco l'elemento principe del Natale. Dove siamo? Siamo nei pressi dell'asilo Capone a Montella. Proveremo ad entrare, ad aspettarci, credo ci sarà il signor Americo Granese che ci farà vedere un presepe molto 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 particolare che supera di grandezza i 20 metri quadrati. Andremo a vedere i particolari, andremo a vedere la bellezza di questa struttura creata dal signor Americo, ma proviamo a capire se è pronto per aprirci e farci capire la magia di quello che ha costruito. Venite. Usiamo. Qualcuno dovrebbe. E abbiamo. È il signor Americo che ha appena salutato un suo amico. Ho fatto la rima. Intanto inizia anche a nevicare qui a Montella. Il signor Americo, piacere. E allora siamo qui per vedere il suo presepe, qualcosa di mastodontico, di grande, supera i 20 metri quadrati. Allora, raccontaci un po' l'idea, qual è stata? Ma l'idea non è proprio un'idea, perché lo faccio ogni anno da parecchi anni. All'inizio ho incominciato perché mi ha chiesto a superiori che non ci avevano tempo per farlo, loro l'ho fatto, le è piaciuto e ho continuato. Adesso sono un sacco di anni che lo faccio io. I tempi di realizzazione? È più o meno tra il lavoro a casa e il lavoro qua, un mese abbondante, un po' più di un mese diciamo. Possiamo dire che questa è una vera e propria passione del signor Americo? Sì. Sì, è una passione abbastanza forte. Andiamo a raccontare qualche particolare. Per esempio, io vedo questa fontana che è una caratteristica dei presepi in generale, i tempi di realizzazione, l'idea, il materiale utilizzato. Ci racconti un po' tutto. Ma è tutto materiale di riciclo, sono pezzi di legno che trovo in montagna, per la campagna, pietre. Gli alberelli sono fatti da pezzi di... sono ramoscelli, è tutta roba riciclata che si trova in natura, diciamo. E poi queste casette che lei prepara a casa, come dicevamo prima. Sì, le preparo a casa. Una buona parte sono in polistirolo, poi il resto sono cartoni che ho rivestito con le pietre e poi anche con qualche pezzo di polistirolo sempre. Per esempio, questa casetta, raccontiamo com'è costruita. Questo è un cartone della pasta che ho rivestito con le pietre e poi le finestre le ho fatte col cartone, poi intorno questo è polistirolo e poi le tegole sempre con il cartone. Ok, quindi rivestimento pietre stucco, giusto? Sì, pietre che tenute con lo stucco, sì. E poi arriviamo a queste montagne spettacolari. Sono tutti pezzi di legno, tronchi, marci, un po' radici che ho messo assieme, assemblati, insomma, ho fatto un po' queste montagne. E poi qui sotto è il cartone. E chiaramente il caratteristico muschio. Sì, è il muschio. E poi questa capanna che è vera, sembra vera, vediamo... Sì, è una radice un po' marcia, diciamo, da un po' sembra roccia, però è una radice. Perfetto. Cosa dice a chi vuole... ai giovani che hanno questa passione, cosa dice lei che è un veterano del presepe? Di continuare, che poi mano a mano ci si diventa sempre un po' più bravi, diciamo. E allora dall'asilo Capone vi abbiamo fatto vedere questo mega presepe del signor Americo, al quale a questo punto io devo fare la domanda delle domande. Signor Americo, ma a voi vi piace il presepe? Certo che sì. Il presepio piace anche in Alta Irpinia e da Montella con il signor Americo. Vi salutiamo. Ciao. Ciao.